Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Time Out, tutto il volley dalla Serie B maschile e femminile. En passant parleremo anche di C maschile e femminile e faremo il punto, lo stato dell'arte, ma ci saranno delle sorprese. A partire da questa trasmissione, prego la regia di allargare sul totale, ci saranno delle sorprese. Perché abbiamo deciso di aprire ufficialmente l'armadio del Cardellini, all'interno del quale, poi alla fine me lo farai vedere, ci sono tutte le maglie di tutti i giocatori più forti che hanno calcato il parquet del Pala Andrea Ioan. Perché prima c'era il parquet, poi abbiamo messo il Taraflec, ma è arrivato. Allora, Morani, come va? Buonasera a tutti, intanto. Allora, Cardellini, Morani, prego la regia di attivare il collegamento Zoom, perché direttamente da Lido di Camaiore, Federico Tosi. Leggermente invecchiato, Federico Tosi. Sempre un bel ragazzo. Ciao, Fede! Professione bagnino. Adesso sì. Federico, come va? Come va? Già libero, no, già libero, no, della pallavolo cittadina, che come si chiamava quella pallavolo? Gherardi Cartoedit Città di Castello. Svi. Gherardi Cartoedit Svi Città di Castello. Come va, Federico? Ci senti? Sì, abbiamo Federico che è impallato, cercheremo di capire come mai. Intanto, allora, cerchiamo di uscire e di ristabilire il collegamento. Allora, senti, Morani, sì. Prima di ricollegarci con Federico Tosi, mi togli una curiosità. Ma ha senso a marzo cambiare il coach? Perdonami, ho fatto il Viper 8, non lo dovevo fare per forza. Ha senso... Dipende dalle situazioni. Per noi Trestina Volley ha avuto un senso, ma è stata una decisione di comune accordo insieme a Matteo Merli, che era l'allenatore che ha iniziato il campionato col Trestina Volley. Lui, sentendoci con noi, si è sentito di dover lasciare per poter dare e far vedere che le ragazze potessero dare uno stimolo in più alla squadra. E a quel punto è stata presa la decisione di cambiare l'allenatore e abbiamo provato con Francesco Brighigna e accettato volentieri. E già dai primi allenamenti si è visto uno scossone alle ragazze. E la prima partita, benché andata male con il risultato di 3-0, ma giocavamo contro la prima in classifica, però all'interno del campo si è notato un cambiamento notevole. Senti, Federico, ti sei ricollegato? Mi sentite? Allora, poi dopo cercheremo anche di capire che tipo di lavoro fai in questo momento, perché mi dici, Cardellini, che sei ufficialmente il bagnino del tuo babbo, come si dice in Toscana. In questo momento nel libretto di lavoro di Federico Tosi c'è bagnino a Lido di che bagno è Tosi il tuo? Bagno alla perla, no, c'ho no, perché io e il Cardellini ora veniamo, cioè, dici quando apri. Sempre aperto. Ah, il ristorante è già aperto, è aperto tutto l'anno. Possiamo anche andare. Certo. Noi sabato e domenica potremmo anche venire. Ma lui lo sa che io e lui ci abbiamo... Senti, ma tu fai il bagnino tipo Panariello al bagnomaria oppure ancora fisicamente? Cioè, te la giochi, fammi capire. Abbiamo un bagnino. È una via di mezzo. Allora, senti Federico, al di là delle battute è una marcord, perché noi che siamo profondamente legati, lo dicevamo con Antonello Cardellini, al volley di altissimo livello, ad un certo punto noi abbiamo detto: che si fa, Antonello? Cioè, dobbiamo cercare anche di rispolverare quello che è il passato del cittadino. Ricercare gli amici. E mi ha detto: la prima di queste interviste la vorrei fare con Federico Tosi. E allora, dato che i potenti mezzi messi a disposizione da questa redazione ci permettono di collegarci con Lido di Camaiore, mi togli una curiosità, ma perché hai smesso a 29 anni?
La città di Castel, cioè, noi avevamo qualche... C'è. Potevamo farlo giocare da noi. C'è, ma giocava lì. Poteva fare il bagnino, no, alla piscina. No, era ripartito come posto 4 in una squadra vicino a casa. Poi ha capito forse che era meglio fare il bagnino. Oh, senti, ma Federico, anche il buon Davide Marra l'anno scorso voleva fare posto 4. No, voleva fare l'opposto. No, anche lui voleva giocare a posto 4, ricettore. Se voi iniziate la vostra carriera da liberi, no? Perché poi alla fine vi volete costringere a fare un ruolo che non vi appartiene? Mi spieghi sta... tutti sti liberi vogliono chiudere la carriera là davanti, perché? Per toglierci un po' di, sai, di pesi che hai accumulato negli anni. Il ruolo del libero è un po' un ruolo che non scegli, lo prendi perché per doti fisiche che magari ti mancano o hai altre doti. Non si può alzare più. Quindi per fare l'alto livello un ragazzo come posso essere io o Davide fisicamente per forza devi andare sul libero, però tutti noi iniziamo, ci approcciamo alla pallavolo con l'idea di schiacciare, è chiaro, quindi è sempre una bella emozione provarci. Poi ci rendiamo conto anche a livelli più bassi che comunque sia quel ruolo lì non ci appartiene effettivamente. Dico, sbaglio se dico che il ruolo del libero sta al volley come il ruolo del portiere sta al calcio, cioè praticamente, caro Morano, fondamentale. Se non sai dove mettere un ragazzo leggermente più basso degli altri, che ruolo fa? Il libero. E quindi te, per dimostrare, Tosi, che invece potevi fare posto 4, potevi stare là davanti, non nella terra di nessuno, come la chiamiamo noi, Cardelli, ha provato un anno a fare. Sì. Poi parlaci te, anche, puoi alzare un po' il volume. Anche se, ecco, se mi alzate un po' il volume. Anche ma è perché soltanto che alziamo un po' il volume. Oggi non ho parlato con nessuno che tu eri presente in trasmissione. Guarda, puoi guardare il monitor. Anche perché volevo fare una sorpresa a tutti i tuoi fans, che ancora a Castello ti ricordano con affetto, e tu lo sai. Molta gente ti ricorda veramente con affetto. È vero che dopo che sei andato via da noi, sei andato a Modena, Perugia non è che eravamo troppo contenti, lo sai. Però per te è stato qualcosa che Città di Castello è stato un trampolino di lancio. Forse se ci avevi pensato un anno prima, che ci avevi lasciato un anno prima, le cose sarebbero un po' cambiate, perché l'ultimo anno è stato un po' tribolato per te, per me, per tutto l'ambiente. Vabbè, alla fine comunque il lavoro paga, come diceva il mio maestro. E tu sei andato, ti ripeto, a Modena, Perugia, poi anche tu come Marra e altri avete voluto provare questo nuovo ruolo di posto 4, gente che riceve bene, infatti può giocare tranquillamente a posto 4, però c'ha dei problemi davanti, però c'è sempre quel famoso pallonetto alla Zajcev che diceva lui, e con quello lì forse un po' ve salvate. Comunque sono veramente felice di vederti che stai bene e di rivederti qui. Oh Federico, se Cardellini hai presente le lacrimette agli occhi, cioè non è che ce la... è vero, cioè... No. Poi lo sai anche per quale motivo. Tu sei stato l'ultimo dei grandi liberi di una grande tradizione biancorossa che ci ha dato enormi soddisfazioni. Dopo Federico Tosi, io e Cardellini abbiamo appeso tutto al chiodo. Quindi ora delle due l'una, o tu torni qualche volta qua da noi e magari facciamo, che ne so, ci sono sempre le partite del giovedì. No. Anche quelle sono finite. L'ultimo libero che è venuto è stato Totò. Che... No, l'ultimo è stato... No, Totò. L'ultimo che si è allenato con noi in Serie B. Sì. Era venuto a Castello, che fra l'altro ho dovuto prestargli anche un paio di ginocchiere nuove. Uno che gioca a Modena non c'ha le ginocchiere. Allora gli ho detto, vedi, a Castello non ci avremo i soldi, però ci avremo tutto. Ginocchiere comprese. Senti Federico, ma sta decisione di smettere a 29 anni? 2019... Quanto ci azzecca quello che è successo con la pandemia, con chiaramente la tua decisione di smettere quando ancora potevi dar tanto? Guarda, la pandemia neanche più di tanto, ci incastra un po' perché mi sono riavvicinato a casa per un periodo un po' più lungo e sono stato bene. Oggettivamente ho vissuto momenti che avevo perso negli anni, però non è tanto quello. È stata una decisione molto sofferta che però è un po' data da problemi fisici, un po' da
punti d'ombra miei nella pallavolo, diciamo, nei momenti in cui stavo fuori dal campo, lontano, che sono nati un po' dall'ultimo anno lì di Castello, tanti dubbi che mi sono venuti e poi mi sono portato un po' dietro, mi hanno portato a, quando anche il fisico no, non era più lo stesso, a prendere quella decisione. Ma senti Federico, che fai per mantenerti così in forma? Giochi a beach? No, io dal punto di vista fisico sto lavorando molto di più di quanto lavorassi prima mentre giocavo, perché chiaramente con meno allenamenti, con meno possibilità di allenarmi, devo, per non avere troppi problemi fisici, veramente devo mantenere una struttura abbastanza solida e per evitare anche di fare un paio di operazioncine che tanto prima o poi dovrò fare, però la Senti, rimandiamo. guarda, poi parleremo anche di quello che è il presente e il futuro di Federico Tosi. Allora, cioè, ti sei riavvicinato a casa. Probabilmente Antonello, No, io lo so perché si è no, un riavvicinato a attimo, ha casa. fatto quello che il mio babbo mi ha imposto di fare Sì. prima. Mi ha detto, ora il giochino è finito, ti sei divertito abbastanza, o finisci di studiare o... Certo. Quella è la porta, no? Più o meno. Perché poi alla fine, che dire, tu sei in questo momento, lavori in uno stabilimento balneare e hai degli impegni, o no? Cioè, oramai quella è la Certo. tua professione, giusto? Diciamo, il ristorante sta andando molto bene, quindi principalmente quello è quello che ci porta via un po' più di tempo. Il lavoro dello stabilimento, il grosso chiaramente nel periodo estivo, durante l'inverno magari dobbiamo fare dei lavori di ristrutturazione, però il lavoro principale adesso è il ristorante che sta andando molto bene. Morani, che libro è stato Federico Tosi? Ah, era un buon libero Un buon libero. Buon libero. Tanta roba. Tanta roba, Tanta no, roba. tanta roba, nel Morani, per senso, piacere. buon libero nel senso tanta roba, tanta Secondo roba. me è diventato troppo cugino di campagna. No. Perché adesso è a Tresti nel buon Morani, cioè, sai, a 7 km da noi. Quindi, No, forse il primo anno ha fatto un ottimo no. lavoro. Primo anno Antonello no. Beh, Il vabbè. secondo anno ha fatto proprio il C'è salto di qualità. sempre il primo anno, diciamo, quello di transizione, nuovo ambiente, nuovi compagni, quindi devi un po'. È tanta la voglia di mettersi in mostra quanto poi magari fatichi anche leggermente a far vedere il proprio valore. Poi Senti, dopo, andando avanti, vieni fuori. Antonello, scegliere il libro a Città di Castello è come scegliere il numero 10 nella mia città di adozione che è Firenze, no? Cioè, Certo. dopo Rossini, dopo No, Marra, prima Marra. Marra, prima Rossini, Marra, poi poi Rossini, Rossini. poi Federico. No, poi c'è stato quello lì di... Non lo Che... ricordi? Sì, no, mi Beh, viene poi in mente... comunque, perché avete scelto Federico Tosi? Allora c'è stato un po' nella società fra i due che maneggiavano un po' il mercato, c'è stato un tiratera fra Federico, che noi conoscevamo abbastanza bene perché... Giocava a Santa Croce e noi con Santa Croce ci abbiamo avuto sempre dei scontri ad alto Delle livello, grosse battaglie. grosse battaglie, sia come pubblico che come giocatori. E lì prese forma in quel Prego. momento la cordata del nostro, dell'attuale team manager. E invece di un altro libero che giocava a quei tempi senza fare i nomi a Molfetta, venne Federico Tosi da Santa Croce. Senti, ma da Santa Croce sull'Arno, Federico? Sì. Sì, mi ricordo le partite toste con Castello quegli anni, si arrivava sempre in fondo Erano i insieme. famosi lupi di Santa Croce? Certo. Sì, esatto. Croce d'élite del Città di Castello, e tu prendi un pisano, Ma infatti, ma lui, ascolta uno bene. che ha giocato, sei anche tifoso della Juventus? No. Bravo, Non, bravo. no, Antonello, delitto, delitto sul Nilo. Cioè, ma perché sono fatti così loro? Certo. Sono pisani e tifosi della Juventus e sono Oh, contro. per fortuna che Nelly Ma ti Vornis. rendi conto? No. Oddio, e quindi vieni a. Ma
Ma la telefonata chi te l'ha fatta? Valdemaro Gustinelli sì. o Arveno Johan? No, Valdemaro, parlai sì, sì. Col procuratore che aveva sentito Valdemaro. E quando ti arriva sta telefonata, Federico, te l'aspettavi? Perché Città di Castello in quel momento era al top del volley nazionale, eh? Sì, era già 2-3 anni che stava facendo dei campionati di alta classifica. E io avevo 17-18 anni, avevo fatto 4 anni già di Serie A a Santa Croce. E era arrivato il momento di andare via, perché alla fine lì dove avevo fatto le giovanili dovevo provare a uscire un po' dal nido e fare esperienze che mi aiutassero a crescere. E quando venne fuori la possibilità di Castello, non ci pensai due volte, andai subito. Inizialmente l'idea era quella di fare una squadra per fare un buon campionato, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che venisse fuori quella stagione che oggettivamente... E allora qui abbiamo Morani, te la ricordi quella stagione o se la ricorda meglio Antonello Cardellini? Penso... Quella stagione io non so se metterla tra le grandi cocenti delusioni del poter magari... Ripercorriamola quella stagione, Antonello. Falla ripercorrere. No, Federico, ripercorriamo perché quella stagione. Perché con Federico si aveva creato più che altro a Castello una famiglia. Era arrivato piano che sapeva poco più che camminare, ti ricordi? Sì. Riusciamo ad averlo. Adesso vediamo. Ah. Ti ricordi, Fede, che quando arrivo piano tu venni e sapeva poco più che camminare. Poi c'era nostro amico Rosalba, il grande Vise, e Bortolozzo, che il Subabo voleva fare. C'era Littmanen. No, sì. Lì, sì. Sì. C'era Bortolozzo che il Subabo mi diceva l'ultimo anno, dopo viene a fare il fornaio. Ti ricordi? Sì, a te ti ha toccato fare il bagnino, lui il fornaio. Senti, Fede, allora cerchiamo di ripercorrerla quella stagione, dai. Che anno era quello? 2012-2013. E l'anno? 2012-2013. Sì, l'anno che ripercorriamo quella stagione. Federico, allora. Dai, diccelo tu. Dai, ripercorri quella che forse è stata una delle più belle stagioni del Città di Castello. L'abbiamo perso. Federica, amici che tuttora ci sentiamo tutti con Jacopo Massari, Ludovico Carminati, Vise, Matte Piano, Gert, Fromm, cioè tutti ragazzi eccezionali, dove ci stavamo bene in campo, stavamo bene fuori. Subito dall'inizio, mi ricordo, avevamo in una settimana le tre partite più difficili della stagione, che erano Sora, Monza e Padova, e abbiamo vinto da tre tutti e tre gli scontri nel giro di una settimana. E la delusione più grossa c'è stata in finale di Coppa, quello. Guarda, lo sai perché ti dico questo, Federico? Perché a me perché io mi ricordo, eravamo qua io, Antonello Cardellini, non mi ricordo chi, e stavamo vincendo di continuo e si arrivò alla vigilia, Federico, della Final Four. No, un attimo. 15 giorni prima avevamo giocato in casa con Avellino e si aveva vinto 3-0, sì, ma fammi... era stato un balletto, dico adesso andiamo a Milano. Bravo. Dico, allora si arrivò là, io credo di averla quella registrazione, Federico, e ad Antonello feci sta domanda, non ne abbiamo persa una, perdiamone una, abbiamo perso la finale con Atripalda. Io, scappaticcio, è come per me vedere la Juventus, Federico. Tu mi devi spiegare quello che è successo nella finale di Milano. Tu mi devi spiegare il blackout di quella partita. No. Perché io ti ho fatto chiamare per questo. Sono 7 anni che io devo capire quello che è successo. Che è successo? È assurda, perché me la ricordo bene. Partivamo tutti set avanti di 5-6 punti, poi arrivavamo a 20 e ci facevamo recuperare. E guarda, ne parlo, mi viene ancora i brividi di quel periodo, perché comunque sia sono passaggi che per quello che abbiamo costruito quell'anno, cioè, ci sono rimasti un po' addosso. Chiaramente poi abbiamo vinto il campionato con un mese d'anticipo, abbiamo perso una partita in tutto l'anno, cioè stagione bellissima. Però secondo me quello scontro diretto lì, insomma, ci ha segnato un po'. Sbaglio se dico, Federico, e lo dico anche ad Antonello e magari a Morani, ce l'abbiamo vista tutti, no, quella partita. Allora, io credo che la partita l'abbia vinta Scappaticcio, per quanto vi ha fatto arrabbiare, voi ci siete caduti con tutti e due i piedi, anche in panchina, Antonello. No. Ma era il suo atteggiamento. Il suo atteggiamento, cioè, voi avete subito l'atteggiamento di Scappaticcio. È stato sempre questo il suo atteggiamento da giocatore. No. Ma lo sapevamo. Sì, ma non è stato tanto Scappaticcio.
è che noi abbiamo disputato tutti insieme, non è che dice ha giocato male uno, ha giocato male l'altro, siamo arrivati intanto che Rosalba era venuto fuori da sto mal di schiena. Sì, aveva giocato. Ecco, apposta. Cioè, andiamo a analizzare tutto quello che sta... A parte Scappaticcio che lo conoscevamo già da tanto tempo, il problema è che il palleggiatore ha fatto la peggior partita, i centrali non si sapevano dove andavano. Questo era... A un certo punto entra Franceschini, mi portano via il dito. Cioè tutto quello che facevi veniva distrutto. Cioè non è che potevi fare, c'era qualcuno che remava contro, ma non i giocatori, qualcuno dall'alto che remava contro che non dovevi vincere sta coppa. Perché tutto quello che tu ti mettevi a fare diventava una cosa come se l'avresti fatto. Federico, anzi, ma voi in campo, ma voi in quello campo, che facevi c'era un problema. Anche due. Federico, ma voi in campo l'avevate capito fin da subito che era una partita purtroppo nata male? Perché sinceramente c'è stato sempre il Città di Castello avanti e poi nel momento in cui dovevamo chiudere la partita non riuscivamo a chiudere la partita. 2-1 e 22-18 al quarto, avevamo perso 25-23, non ci scordiamo. Perché ci sono degli atleti che poi se le ricordano sempre ste gare, no? Tornando indietro Federico, dove non siete riusciti... e dove avete sbagliato? Ve la siete posta? Perché poi mi hanno detto che arrivati a fine gara negli spogliatoi c'era praticamente un silenzio tombale perché avevate capito che la partita l'avevate regalata voi. Ma su cosa è stata più forte Avellino? Perché sulla carta, ragazzi, su nulla. Prima di tutto era una squadra, la nostra, molto giovane, tutti ragazzi molto giovani in campo, perché comunque sia Matteo era la prima esperienza, la prima finale, io l'avevo fatta con Santa Croce 2 anni prima, però comunque sia questa qui la sentivo di più, la sentivo più mia, lì era la prima propria esperienza che facevo, Christian identico, From era la prima volta e arrivavamo da favoriti, quindi quando appena qualcosa non andava subentrava un po' di paura del fatto di poter perdere, cosa che gli altri invece, gente come Scappaticcio, Cazzaniga, Libraro, non avevano, andavano proprio a braccio sciolto, tranquilli, anche sul 20 pari non avevano nessun problema, sapevano che loro in quella partita lì arrivavano da sfavoriti e qualsiasi risultato sarebbe andato bene. Sbaglio, quindi, Morani, quando... se dico che purtroppo Città di Castello partiva nettamente favorita in quella finale, loro non avevano nulla da perdere e purtroppo le pressioni si sono fatte sentire. Eravamo favoritissima era Città di Castello. Eravamo primi con 12 punti di vantaggio sulla seconda. Avevamo stracciato tutto. Avevamo mollato già da tempo, Antonello. Cioè, no, ma noi non avevamo mollato. Mollato perché... no, però ma, magari con quella mentalità libera andavi a fare... Cioè, mollato a livello, molto più forti. Giochi 15 giorni prima, in casa con Avellino. Mi sembra che ci avevamo messo un'ora e 10, un'ora e un quarto. Sì, cioè, sì. Secondo me non avevamo fatto neanche tempo a entrare in campo. Ci siamo ritrovati in un palazzetto così, non lo so, probabilmente un po' tutti. Poi ci siamo trovati in una partita che nessuno ha fatto quello che sapeva fare. Nessuno ha fatto quello che sapeva fare. Perché se il palleggiatore faceva il suo, noi non avevamo grossi problemi. Però poi lo innervosismo, poi ti ripeto, qualsiasi cosa facevi, non è che risolvevi un problema, ne creavi due. Questo qui, allora, poi dopo... C'è stata un po' di leggerezza nel portare... No, ma c'è stato un po' di scollamento, anche perché poi, anche come organizzazione, è venuta un po' macchinosa. Ci siamo allenati al secondo turno invece che il primo, perché era meglio allenarsi il primo. Siamo tornati alle 11:30, avevamo mangiato, siamo tornati indietro. Cioè, l'organizzazione di quella partita, anche come eravamo abituati noi, e lui Federico te può dire... Noi eravamo abituati che si alzava a quell'ora, si faceva colazione, si andava a fare l'allenamento e non si poteva scegliere l'orario perché eravamo i primi in classifica. Però qui c'è stato qualcosa che ci ha fatto fare il secondo turno per riposarsi di più. Hai fatto colazione, si è andato a allenarti, come sei tornato hai dovuto pranzare perché alle 2 dovevi essere un'altra volta dentro al palazzetto. Secondo me avevamo un po', sti ritmi si erano un pochino, quello che non eravamo abituati a fare avevamo fatto. Senti Federico, prima di lasciarti... Il tuo futuro nella pallavolo ci potrà essere? C'è un futuro magari... Ma guarda, io la pallavolo la... No, allenare i giovani, provare a fare il coach, magari che ne so, voi di solito
Noi a Cervia finiamo il 15 di settembre per riaprire il 15 di aprile. Voi là in Toscana com'è? Finite più o meno il 15 di settembre, riaprite un po' prima. Hai questi qua 6 mesi, allora, che fai? Lo so io quello che fa. Allora, vedi, perché tu devi sempre ascoltare. Ma io non posso sapere. No, va bene, ma tu devi sempre. Lui allena la sua moglie, la Visconti. Ma allena che vuol dire? La sua moglie ancora gioca in Serie A. Sì, ho capito, ma che vuol ma dire? La sera fanno i bagger, no? Uno di qua e uno di là. Ah, la sera fate i bagger. Non fate altro, fate i bagger. Mamma mia, Federico, guarda. Senti, ma ci torni qua da noi? Sì. Vogliamo fare una rimpatriata? Hai voglia? Magari. Come ho detto prima, Anto, che lo ringrazio per le parole, vi ringrazio, e anch'io ci ho lasciato veramente tante amicizie, tanto di me lì a Castello, a parte l'ultimo anno che, vabbè, sappiamo tutti com'è andato, però io difficilmente ricordo degli anni così belli come i due che ho passato lì a Castello, perché mi ero creato una sorta di seconda casa lì nella zona, avevo conosciuto un sacco di persone. Ma sei stato l'unico libero di grandissimo livello che non si è fidanzato e sposato qua da noi. Marra, sai che Marra è capitano del San Giustino? Accettiamo che Marra sia capitano del San Giustino. Io Antonello non lo accetto, diciamo, Marra è diventato capitano del San Giustino. Prima o poi Totò verrà. Totò, lui adesso è laureato, fa il master. Adesso, no, ma lui secondo me anche. Totò è un altro che rimane a Modena. Ah, rimane lassù, sì, insieme al buon Sartoretti. Sì, no, ma a parte anche finito il gioco, finito di giocare, penso che cercherà un'attività intorno, perché lui veramente a Modena ci sta. Loro perché Modena. Noi quello che crediamo sia importante è che comunque ogni tanto ci si riveda, no? Ora con Antonello stiamo cercando di fare sto revival e lo faremo. Certo. E faremo una festa con tutti coloro che hanno vestito la maglia biancorossa. Non so se Antonello mi inviterà, perché di solito lui deve ufficializzare il mio perché lui ancora è chiaramente, per lui io sono l'addetto stampa della io per te sono l'addetto stampa dell'RPA San Giustino. Beh, io per lui, caro Federico, punto. Potrò... No, ma non è tanto essere addetto stampa. Per fare addetto stampa bisogna capirci di pallavolo. Mi ha insegnato lui quel poco che so. Fede, mi ha fatto tanto piacere. Grazie, Fede. Senti, ora che fai? Vai a dragare il bagno lì a Lido di Camaiore? Lido di Camaiore. Sì. Mamma mia, bello che è. Ma è anche pieno di VIP. Ora un po' meno, mi dicono che ultimamente qualche oligarca non c'è, ma non importa. Però io e Antonello veniamo. Perfetto. Ok? Ciao, veniamo, Fede. Veniamo un fine settimana e stiamo là da te. Saluta la Visconti, che l'ultima volta ci ho mangiato a Modena, quando tu giocavi a Modena. Tu lo sapevi? Sì. No. Lo sapevi. Bene, grazie a Federico. Bello. Grazie, Fede. Grazie a Federico Tosi. Ciao, Fede. A presto. Piccola pausa, poi che facciamo? Un collegamento con Nico Zangarelli, il figlioccio di Antonello Cardellini. Facciamo pubblicità. Bene, seconda parte di Time Out. Beh, torniamo sul totale. Morani e Cardellini, bella l'intervista con Federico Tosi a Mark Hord. Cardellini, Morani mi ha promesso che ogni tanto ci saranno ste ospitate, anche se in collegamento Zoom. Sempre in collegamento Zoom, da Città di Castello, però... Da Lerchi. Però... Dall'Erchi, però gioca nel San Giustino, Nico Zangarelli. Come stai, Nico?
Bene, tutto a posto. Senti, guarda, Federico Tosi stava in Versilia. Te pare che stai su Marte, ma non ci arriva l'Erchi là. Non c'avete la banda larga te all'Erchi. Che c'hai? TIM, Vodafone, Ilia. Che c'hai? Che c'hai? Se ci arriva il wifi. Ah, No. sì. Allora, caro Guarda, Zangarelli, ci poi manca. parleremo anche di quello che ha fatto il San Giustino, che tra una partita, Cardellini Quando te che dicevo si io, gioca e ecco. una che non si gioca, Morani forse arriveremo in fondo. È dura. Forse arriveremo in Noi fondo. domani sera se abbiamo un recupero. Vedremo se lo Recupero. farete. Speriamo. Senti, Zangarelli, noi abbiamo avuto Federico Tosi, te lo ricordi Federico Tosi? Libero del Città di Castello, quando il Città di Castello salì dalla A2 alla A1? E come no? Ah no, eri nato No, ormai insomma, io no? ero piccolo ancora. Piccolo, in questo momento c'hai 19 anni, ci avrei avuto 10 anni in quel No, momento. ce n'era anche più di No, 19. quanti anni hai, Enrico? 21 adesso, sono 21 adesso. Allora si parla di 11 anni fa, No, 7 anni fa. 7 anni fa, già giocavi nel Città 8 di Castello. anni fa. Già 2000, giocavi nel Città di 2014, Castello, o 2012. no? Quando? 7 anni fa giocavi nel Città di Castello. Aspetta, io ho 2012, iniziato nel 2013, 2013. 2013. Sì, Sì. 8 giocavi anni nel fa. Città. Un attimo, Antonello, Quindi sì. giocavo nel Città di Castello. Sì. Possiamo farlo parlare. Il tocca. Ma che ne so, andiamo a farlo parlare. Morano, lo facciamo parlare. Ma Prego. perché c'hai sta maglia blu del San Giustino? Ma fammi capire. Ma adesso non do giochiti nel San Giustino? Dino, Ma chi te l'ha dato il serve per permesso di forza. giocare nel San Giustino? Cardellini te l'ha dato il permesso. Bene, Ve dai, ne poi so. parleremo anche di questa nuova moda, caro Morani, del San Giustino che vuole i posti 4 diventare opposti di Di Città di città, Castello. perché Lui. mi hanno tacitato così, non mi comprano l'opposto, però il posto 4 diventa opposto. Caro No, Cardellini, no, no, eh sta sì, calma. Cipriani era posto Va 4, bene, ma lui. Zangarelli No, era un centrale. momento. L'opposto forte l'avete dato via, l'avete ricomprato. L'opposto No, forte lo avete no, un dato via voi momento. del San Giustino. Cipriani poteva giocare a posto 4 e un anno ha giocato da opposto. Lui, con le doti fisiche che ha, lui può giocare in tutti i ruoli. Anche libero? No, libero, forse, no, libero no, che non sa ricevere in granché. Però lui può giocare in tutti i ruoli, da centrale, posto 4, È opposto. opposto. Perché lui fisicamente è una persona dotata, non è come te. Io non sono No, dotato, apposta, allora Morano. cerchiamo di partire da Però questo ti faccio presupposto. Lui, presente. devi smettere di mettere sempre Io in mezzo facevo un questo altro giocava. sport. Oggi ti ripeto, Io facevo un altro il famoso sport. universale è lui, non si Senti. chiama più universale, però potrebbe essere lui Io l'universale. facevo un altro sport che si chiamava No, calcio ed ero anche tu bravino. manco Adamo dovevi Sì, giocare a con lo sport, scatto. ecco, meno Morani, male. senti, ma tu sto ragazzo te lo ricordi quando No, giocavi? io non l'ho visto mai. Ma come non l'hai visto? Dai, su via. Siete. Adesso ultimamente, nelle ultime, quando gioca a San Giustino, però lui c'ha un'altra età diversa dalla mia, quindi non l'ho Che seguito. giocatore è Nico Zanga? A me tanta, Mi guarda, hanno detto senti, che ha. Nico, no, non ascoltare quello che sto per. A me lui e Cipriani sono. Mi hanno Mi detto sono che ha innamorato delle di questi grosse ragazzi. qualità e delle doti fisiche per la pallavolo, però ecco, bisogna impegnarsi Ma tanto. lui si sta impegnando, eh. Sono contento. Lui Asso. forse ha perso un po' di tempo in una società che non faccio il nome. No, no, non fare No, nessun no, io non nome faccio mai perché. nomi, che se probabilmente in quella società l'avevano tenuto un po' più in considerazione, non di farlo giocare, ma dico, parlo di tenerlo più in considerazione, forse oggi sarebbe un gradino ancora più su. So che aveva, ecco, avuto qualche anno fa dei problemi, cartellino, non cartellino, vado via, non vado via, quindi, cioè, a No, nome l'ho scusa, ma è sentito dire, solo ed esclusiva, però. no, è solo ed esclusivamente perché Nico Zangarelli sta all'Erchi. Oh, Perché vabbè. se stava a Città di Castello, tanti problemi non ce l'avevi Zangarelli. Allora, C'era senti. il Tevere, de mezzo. Sì, Chi non si era parlo. impuntato su tenere il cartellino, e allora non ti do il cartellino, non vai a giocare di là, ma io le so così. Senti, Poi, Nico, la vogliamo ricordare sta cosa? Che fai come il mio figliolo se che è fa la vero. guerra per le carte Pokémon? Cioè, voglio dire. Gli ho detto Ho stamattina, Nico, sbagliato? gli ho detto questa mattina, Morani, allora, il mio figlio ha la fissa insieme ai suoi amici delle carte Pokémon. Sono tre dei Io gli ho tuoi. spiegato come funzionava ai nostri tempi. Se tu hai un doppione, dai il doppione e lo Ma ne scambi. prendi un'altra che No, non ce n'hai. sto cartellino Zangarelli, cioè, tu sei tanto attaccato al cartellino, cioè, ci spieghi questo fatto?
In che senso? No, dice A parte che si Morani, sente c'era un parecchio. problema di cartellino, che vuol dire? Ma Eri quando? conteso, era un cartellino conteso? Qualche anno fa. Sì, si parla di 3 o 4 anni 3 o fa. 4 anni fa, dice Morani. Vedi. Sì. Questo ti ha un po' tarpato le ali, no? No, alla fine no. Alla fine si è risolto tutto tranquillamente. Senti, ora che abbiamo fatto un po' di show, senti, ma sto San Giustino come fa a trovare gli stimoli? Perché il campionato oramai credo che Antonello, che a San Giustino ora si tocca da tutte le parti, posso dire Zangarelli che è una formalità? Vedendo quello che state facendo e considerando che dovete recuperare quante partite? 3 o 4? No. Quante ne dobbiamo recuperare? Madonna, Saranno anche 5. 5 partite, sono a 39 punti. Le altre, io qui voglio capire, ora arrivo, Nico. Morani e Cardellini, allora, a 35 punti, stiamo sulla classifica, c'è Lecco, Sant'Agata, io la chiamo Civita Castellana. Certo. Quante partite ha da recuperare Civita Castellana? Domanda delle domande. Sembra 3. Quindi tecnicamente, cioè, a quanti punti secondo voi i playoff saranno garantiti? Ma il problema in No, non è. questo momento, scusa, non è il problema. Il problema è giocare. Sì, Perché dovremmo se giocare, allora, perché si fa? perché ho capito, loro hanno recuperato martedì la partita a Grosseto, anche quella lì, altra grande buffonata, perché hanno un nazionale, la federazione se permette di non far Quello giocare. ci fu la discussione, se ero Sì, io l'altra ti volta ricordi sì, che guerra che trasmissione, c'è. È una cosa perché era stato vergognosa. convocato un giocatore Sì, porta, no, nazionale, vabbè. quindi c'è una Adesso, postilla sulla federazione. sì, ma non è vero niente. Le postelle non ci sono. Comunque queste qui sono cose che solo in Toscana succedono. No, la Vabbè. lascia perdere la mia Toscana, No, se vabbè, lascia perdere. succedono in Italia, Comunque no? Sì, sabato, però ecco, sabato ti eri dovevano incavolato giocare. da morire. Ma mi ero arrabbiato per forza. Sabato dovevano giocare a Foligno, non hanno potuto giocare. Adesso Ma sabato. Nico, lì però non avete giocato per un caso di positività, no? No, erano 3 quel che so io, Sì, no? qui, lì c'era il Covid di mezzo, Sì, cioè. no, ma hai capito? Ma noi si parlava 2 o 3 puntate fa che sto campionato non si sa No, un quando attimo. finisce. Allora, Nico, Certo. senti, voi ne avete 5 da recuperare. No, vabbè, un po' meno, non erano No, l'ha 5, dai. detto. Non lo Erano sa neanche 4, lui. dovrebbero essere 4, 3 più 1 o 2 più 1, Vabbè, comunque adesso. metti 4 partite, ti risultano 4 partite? Sì, più o meno, non Ti sono sicuro, rendi sì. conto? Un giocatore di Serie B che non riesce, neanche loro lo sanno. Certo, ma perché? Non si Perché riesce a stare dietro non si riesce a niente. stare Io dietro. veramente, ora provo Nico a far vedere quello che potrebbe, uso il condizionale, succedere nel prossimo weekend, compreso anche quello che dovrebbe succedere in quel di Trestina. Guardiamo un po' il prossimo turno. Cioè, sto campionato, quando lo vogliamo finire? A luglio, e te l'avevo già detto. Vale, Il facciamo un campionato di nostro finisce bicivolley. il 30 Allora, tu aprile. nel prossimo turno Rigiochiamo con rigiochiamo con Grosseto. Grosseto. Certo. Addio piacendo. C'è qualche convocazione in nazionale, Nico? No. Cioè, si No. può giocare con Perché Grosseto? la No. nazionale è Ci, ferma adesso. no, fortuna, almeno cioè, Io ho giochiamo. Piandiscò, Valdarno e Piandiscò, No, pensa Nico, alle cioè, prossime voglio tre dire, no. partite. Siamo alla fine di marzo. Ci sono ancora 10 partite da giocare, giusto? Più i playoff. Tu mi devi dire come fate a finire sto campionato. Perché so che anche di questo state parlando. No, possiamo rimanere su Nico, eh? Le recupereremo infrasettimanali, probabilmente alcune. No, sono. Sì, ma no, No, non no, so. ti volevo dire. T'ho fatto sta Ma è domanda, troppo Nico. strano. No, un attimo. T'ho fatto sta domanda, Nico, perché con tutta la buona volontà, la pazienza, il cercare di venirsi incontro, non è possibile chiudere questo campionato. Oh, a sto punto, cari miei, Morani, chi arriva primo sale. Antonello, chi arriva primo sale. Dato E che è stato secondo? salirà anche il fatto, secondo se vorrà salire. diciamo, dopo le restrizioni Covid dell'anno scorso e dell'anno prima, un campionato libero a multisquadre, non più a 4, 5, 6 squadre, a questo punto
diamo la facoltà a chi arriva primo. Antonello, non secondo me invece faccio un discorso diverso. Con tutte queste confusioni che ci stanno in questo momento, vedi il Covid, vedi la guerra, l'anno prossimo chi farà il campionato? No, adesso Antonello, cerchiamo di essere positivi. No, no, ma io sono sempre positivo, però ne parlavo prima con lui. E diventa una cosa che finiamo questo e iniziamo l'altro sulla certezza. Come dici, cioè, tu giustamente... Per fare i campionati servono i soldi. Io ti dico che finiamo questo campionato, come lo vedremo, ma secondo me... possono anche dire, va bene, la prima vince, la seconda, non sale nessuno, blocchiamo tutto, non lo so, perché questi, come si alzano la mattina, tu lo sai, hai detto, no? Vedi il calcio, quello del VAR, del Torino, è un'altra cosa vergognosa. Io perché guardo, io non è che sono patito del calcio, però mi piace guardare tutti gli sport. Io dico, in questo momento, dove stiamo andando? C'è una grande confusione, no, secondo me. No, Nico, senti, allora, no? Un attimo, San Giustino ha già preparato il piano neanche più B, D. C'era un piano A che chiaramente non per colpa del San Giustino, no, ma ad oggi non è assolutamente percorribile. C'era un piano B che ad oggi non è assolutamente percorribile, ora siamo al piano C. Però, Nico, correggimi se sbaglio, voi siete primi a 39 punti, qualora si congelasse la classifica, io credo che la Lega dovrebbe prendere la classifica e decretare che la prima della classe di ogni girone possa salire in A3. Poi se rinuncia sono fatti suoi. Certo. Perché tanto non è possibile che voi possiate fare altre 4 partite, perché secondo me sarà difficile anche chiudere la regular season. Ne parlate di queste cose quando vi allenate, perché voi vi state allenando con tanta professionalità, però ogni fine settimana è un terno all'otto. C'è un inghippo ogni settimana. Certo. Prima c'erano i gratte vinci, ora ci sono i tamponi, punto. È la verità, ragazzi, è la verità. E che si fa, Nico? Ci si allena random? Cioè, ci si allena random fino... Quando si finisce sto campionato? Che vi dicono in società? Ci dicono che non lo sanno bene neanche loro, perché ogni settimana comunque ogni squadra può avere positivi, può avere qualche motivo per non giocare. Quindi noi tutte le settimane prepariamo la partita, poi vedremo. Quando arriva il fine settimana vediamo se giocheremo o no. Io qui, che non, Morani, a me non mi va giusta cosa. Cioè, allora, voglio capire quali sono i motivi per rinviare una partita. Antonello, nel calcio, per l'ennesima volta, c'è una regola. Se non cambiamo il protocollo della FIFA... E lo cambino. Ho capito, ma mica sta a noi, a me, a Morano e a te. No, se devo riunire... Allora, ogni settimana scappa fuori che c'è un positivo. Da uno sono 3, 4, 5, non si sa mai la verità. Perché i tamponi le fanno le società. Magari manca Morani, che fa il palleggiatore. Dice, ma io devo giocare senza palleggiatore. Allora, altri 2 o 3 sono positivi. Faccio risultato positivo. Purtroppo le certificazioni le dà il medico all'interno della società. Non c'è niente di ufficiale. Cambiamolo sto protocollo. Molecolare, cavoli vari. Cambiamo il protocollo. C'è uno positivo se gioca uguale. Ce n'è 2 positivi se gioca uguale. Dov'è il problema? Nel calcio hanno stabilito che fino a un massimo di 11-12 si prendono i ragazzi del settore giovanile. Non tutte le società di pallavolo hanno il settore giovanile. Però il calcio c'ha una rosa di 24 giocatori. La pallavolo c'ha una rosa di 12-13 giocatori. No, magari. Se tu mi integri con i settori giovanili. E chi non c'è settori giovanili, che c'è solo una prima squadra? Un attimo, ragazzi. Antonello, un attimo. Nico, arrivo, Senti, ci devono essere, secondo me, dei criteri. Se una squadra ha una under, partecipa. Se una squadra... Quello le fanno... No. Chi fa da 1 a 2 a 3 hanno l'obbligo di fare 4 campionati. Anche la B dovrebbe avere l'obbligo. Ho capito, ma ascoltami bene, in Serie B già è fatica mettere insieme la squadra. Ma riduciamo allora
riduciamo le categorie. Ma quando tu hai iniziato c'era la A, la B e la C. Ho capito, ma in Umbria se vinci il campionato di Serie C non hai nessun diretto. Se non si iscrive qualcuno rinuncia, chi vince la Serie C in Umbria non fa. Ma allora che la fai a fare la C? Niente, se si fa per far giocare la gente da 30 anni, lo fai da per, 40. Per far crescere i giovani. Per far magari crescere i giovani qualcuno, perché io ho visto che c'è qualcuno che gioca con gente da 40 anni. No, ragazzi, così non si va da nessuno. Infatti, Morani, senti, guarda, certo, fare un campionato come il vostro di B, no, tu lo sapete, ha dei costi importanti. Certo, voi avete un settore giovanile importante. Fare il volley a Città di Castello, a Trestina, come a San Giustino, ha un senso, e anche nella mia San Sebastiano. Ma perché ci sono sempre stati gruppi, settori giovanili, gente che ci sta dietro. Devono essere delle regole chiare, punto. Hanno tutti il fiato corto adesso, andiamo a gravare ancora di altri costi. Antonello, ma mica te lo dice il dottore che devi iscrivere una società a giocare a volley o a calcio. Sicuramente. Però io dico che ci sono delle cose che purtroppo, intanto facciamo cambiare sto benedetto protocollo alla FIFA. Una volta che il protocollo della FIFA cambia, a quel punto la strada diventa più facile. Senti, Nico. Il giochino è semplice, basta che il tampone, invece che certificarlo, il medico all'interno della società con un semplice foglio che nessuno vede quello che certifica, va a un laboratorio fatto apposta e c'è la dichiarazione. Però ragazzi, ve lo dico per esperienza fortunatamente positiva, io ho, come si dice al borgo, il citto a scuola, ne abbiamo fatti 10 di tamponi. Il primo era gratis, gli altri li abbiamo pagati. 15 per 10 fa 150. Ma le società li pagano. Ragazzi, cioè voglio io dire... Io l'ho sempre pagati. Lui lo sa quante ne abbiamo fatti noi dei tamponi. Ti ricordi, Nico, quante io ne abbiamo fatti? A Trestina glieli compro io i tamponi. Io lo so quanto costano. Allora, adesso non costa un tanto. Ecco. Quando li compravo io... Certo, anche 12 euro l'uno quando costavano. Quando lo compravo io in un anno ho speso oltre 1000 euro di tamponi. Certo. Nico, mi togli una curiosità... c'è paura, scusa se te lo dico, perché ora parlare anche di quello che sarà il prossimo turno mi fa strano, ma lo sai per quale motivo mi fa strano? Lo dico sempre a Federica, no? Dico, abbiamo registrato il martedì, il giovedì, ma arriva che il San Giustino non gioca. E io mi rifiuto di parlare del prossimo turno. Avete il terrore, no, avete paura che non si finisca sto campionato? Di la verità. Perché so che ci ancora, ancora no. Paura no, dai. Perché ancora non è così tanto tardi. Però il problema è che non è sicuro. Forse tra qualche non è sicuro, ma il problema è che se vogliono andare avanti poi ti accumulano le partite, mercoledì, sabato. Fino... Senti, Nico, ma voi nel famoso piano D, perché so che siete arrivati al piano D, no? Questi ultimi due mesi, che tipo di piano di lavoro avete fatto? Cioè, siete coscienti che potreste giocare due gare la settimana se non tre? Di giocare due gare su una settimana. Cioè, doveva succedere sta settimana, la settimana scorsa. Quando abbiamo giocato scorsa con... le giocavi tre gare. Il recupero contro Grosseto. No, Nico, sono tre perché, guarda, il calcolo nello sport si fa... La settimana inizia la domenica e finisce la domenica. Certo. Tu giocherai tre gare in una settimana, domenica, martedì o mercoledì e domenica. A Grosseto l'hanno fatta anticipare sabato e gli hanno dato tre giorni di riposo. Se tu giochi la domenica, giochi il mercoledì. Allora, guarda... Noi abbiamo fatto sabato, mercoledì no, e sabato. No, Morani, guarda, io ti do la classifica e il prossimo turno del Trestina per rispetto per chi ci guarda. Cercando, allora noi diciamo sempre, Antonello si registra di martedì, si va in onda di giovedì, loro il giro tamponi lo fanno il venerdì, certo. No, il giovedì o il venerdì? Il venerdì. Questa è la classifica che al momento ci vede nella zona rossa. È nella zona rossa, abbiamo la partita con Grosseto, abbiamo andata e ritorno con Piandiscò e quindi abbiamo lo scontro con Trasimeno. Tu la salvezza te la giochi al Palafema? Sì, perché la maggior parte delle partite ce l'abbiamo in casa. Diretti ce l'hai in casa. Guarda, vediamo la classifica di nuovo. Intanto, caro Morani... C'ho 5 partite in casa su 7 rimaste. Guarda, Morani, io nella pallavolo, che dire, i miracoli, però un punticino con la prima. Ora il problema qual è? Che sta salvezza io più o meno ho capito che è intorno ai 25-26 punti. No, io intanto vedendo la classifica dico che loro hanno non molte possibilità
perché hanno una squadra a 21 punti, cioè devono fare solo ed esclusivamente la corsa su Grosseto. Certo, su Grosseto. Però, su Grosseto si fa la corsa, vista la classifica. Sì, Antonello, però è 26 la salvezza. Ma io secondo me... c'è caso che basta anche 21 quando è la fine, certo. È la fine e di infatti gioco. Io dico che... 26 è matematica, 21. 26 è matematica. A parte poi c'è anche un altro discorso da fare. In questi campionati, quando uno è salvo, sì, tolta la prima, la seconda, l'altra allentano. Guardiamo invece il San Giustino. Guardiamo invece San Giustino. San Giustino non c'è bisogno di guardare. No. San Giustino anche se smette di giocare. Guardiamo il San Giustino perché la prossima partita con Grosseto. Con Grosseto. Allora, sappiamo che non ci sono nazionali, quindi probabilmente. Questo è già un bel fatto. Si gioca. Nico, allora la prima piazza. Diamo la classifica, Federica. La prima piazza. Ad oggi a me risulta essere comprensiva di recuperi, se i recuperi si giocano tutti, 52. Ok? Sì. 52. Io credo che al di là del prestigio della prima posizione, quello che voi dovreste cercare di capire è come si svilupperanno gli eventuali playoff. Sai perché ti dico questo? Perché rischi di arrivarci scarico. Ah no, forse no. Io ho sta paura. Rischi di arrivarci che è fatto tanti allenamenti e giocato poco. Scarico mentalmente. Se tu dici che io faccio l'allenamento e quando gioco metto in pratica quello che ho fatto durante la settimana. È un'altra cosa. Se tu prepari la partita che hanno preparato loro con l'Italchimico e poi non la giochi, il lunedì ricominciamo la solfa, la famosa fiaba del cappuccetto rosso. Ma no, ma lei è questione di allenatore. Bartolini non è un coglione. Perciò Bartolini tiene sempre una certa linea. Io dico che giocare 3 partite alla settimana va incontro a infortuni, va incontro a problemi, va incontro a chi lavora, non lo so loro se hanno anche questo il problema. Però giocare 3 partite alla settimana non è che dice va bene, giochiamo 3 partite. Andiamo al bar, giochiamo a carte, sì. Però gioca 3 partite alla settimana, sai che vuol dire? Calare gli allenamenti. Certo, perché se tu giochi la domenica, il lunedì non ti alleni, ti alleni il martedì, il mercoledì giochi, non fai più attività fisica perché pensi al gioco. Si stravolge tutto quello che tu avevi programmato nella preparazione, tutto. E quello lì è il problema. Ce l'hanno loro, ce l'avranno altri. Nico, guarda, io ora lancio un appello, lancerò anche una petizione. Cerchiamo sto titolo da 3, lo si compra e si risolvono tanti problemi. Ragazzi, Antonello, io sono d'accordo ad con oggi te. Non è ipotizzabile programmare nulla. Ho capito. Costa molto meno andare a prendere che vincere. Sì, ma dopo prendere vuol dire mantenere anche. C'è un piccolo particolare. Intanto guadagnalo a zero. San Giustino è primo. Adesso che fanno i playoff o che non fanno i playoff, San Giustino è primo. E da lei parleremo. Senti, Nico, come la giudichi sta stagione, personalmente parlando, in una scala da 1 a 10? Personalmente per me? Personalmente, sì. Personalmente, fantastica. Cioè, io mi sento di essere migliorato molto, sia al centro che poi ultimamente giocando da opposto, quindi non potevo chiedere meglio. Senti, mi togli una curiosità, ti aspettavi di giocare un pochino di più oppure va bene così? Lo sapevo che comunque all'inizio anno io già sapevo che le condizioni erano queste, quindi a me va bene, cioè io sono contento così. E poi anche se giocano gli altri sono contento che vinciamo, ultimamente abbiamo vinto tante. O poi ho trovato anche un po' di spazio nella penultima e nella partita ancora prima, quindi comunque sono felice di questo. Senti, chiudo con una riflessione, no? Il tuo compagno di merende, Nico Cipriani, cioè voi riuscirete un giorno a giocare in 2 squadre differenti? Che ne so, cioè c'è anche la possibilità che tu vada da una parte e lui vada da un'altra, no? O dovete per forza andare a braccetto sta coppia di fatto che non è?
No, qui comunque siamo aperti a tutto, quindi Siete una coppia se libera, siete una le coppia strade aperta. si divideranno, se le strade si Guarda. divideranno andrà bene, fine. Senti Nico, mi ha fatto tanto piacere, nonostante tu sia vestito di blu, vederti. Ti faccio tanti complimenti perché mi dicono che ogni allenamento è un piacere guardarti. Quindi significa che sei veramente calato nella mentalità del giocatore di pallavolo. Chiaramente so che fai altro. Lo fai altrettanto bene e quindi complimenti davvero. Questo significa, caro Morani, Grazie. che a Città di Castello sti ragazzi hanno Hanno sempre lavorato bene. sempre lavorato bene. E poi Antonello lo sa, lui è bravo, è buono, è di cuore e li Lui, presta in giro per il ma non mondo. c'è bisogno che lo può dire lui chi è Antonello Cardellini. Non lo dire, non lo dire perché Ah, siamo in certo. fascia protetta, non lo Sì, dire. certo. Allora, grazie a Nico Grazie. Ciao Zangarelli. Nico, in bocca al lupo. Grazie a voi. Davvero, complimenti per Ciao. quello che stai facendo. Bocca al lupo. Sor Morani, ci si rivede noi? Facciamo Speriamo di rivederci. così, vediamoci a salvezza raggiunta. Ma anche prima della Che fai? Ti salvezza. tocchi pure tu? Tu Certo. Ci rivediamo, hai messo Ma la cagata un attimo. pallavolo, per chi non lo sapesse, Oh, stiamo sforando, e gli neanche fa io posso niente. sforare Allora, così. la pallavolo, per chi non lo sapesse, Perché è sì. l'unico sport, forse, è fra i sport, non l'unico, che ha i giocatori più scaramantici. Se tu guardi, mettono sempre lo stesso Sì, è costume, vero. prendono sempre lo stesso Un po' anche gli porto. allenatori di No, va calcio, bene, eh. ma Io ho loro. Renato Borgo che è di Sì, là vabbè, e laggiù in fondo e non si come schioda. guarda, Quando lui. veniva sempre con l'orecchino col numero Sì, 5, Renato ma in Borgo, tutti. è Ma stato specialmente il mio nella. primo presidente Io nella pallavolo, Renato nella Borgo, pallavolo ho, mi sono accorto sempre, ma gente anche tipo Rosalba, c'è Senti, gente qui, allora, abbiamo fatto nella prima parte un collegamento con un Va bene, adesso il grande. prossimo vedriamo. Nella prossima cerchiamo di rifarlo. Cioè, no, Di stai nuovo, grazie. tranquillo. Sor Morani, lei è team manager del. Team manager, Perché per il non ho momento capito team sto ruolo. manager e E adesso allenatore. aiuto E sti occhiali allenatore. dove l'ha Sti trovati? occhiali sempre avuti, portavo le Bellini. lenti a contatto, ora Grazie ad Antonello problematiche Cardellini. di Grazie a voi. E vecchiaia. Grazie a tutti ci voi che ci vediamo avete martedì. seguito. Nico, Grazie a ciao! Ciao voi, Nico! Senti, grazie. allora, per chi Ciao. mi ha chiesto informazioni, Antonello Cardellini, oltre ad essere sul serio un mio carissimo amico, è qui vicino a me perché è il mio tutor, quindi rimane. Però c'è il telecomando. Sempre. Chi non vuole Può cambiare può canale. cambiare canale. Buona pallavolo a tutti e ci vediamo settimana prossima. Ciao. Ciao, buona.